Lei che valutazione dà di questi provvedimenti? Non so se ha ascoltato ieri la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, che ha cercato anche di infondere un po' di speranza, ha parlato di una nuova primavera, ma la sua valutazione qual è di questo bazooka? Si può definire così un bazooka? Beh, il Presidente Conte ha definito un intervento poderoso che non c'è mai stato nella storia, ma questo perché non siamo mai stati in una crisi come questa, quindi è evidente che c'era bisogno di una potenza di fuoco, come ha definita lo stesso Conte. Stiamo facendo quello che hanno già in alcuni paesi messo in campo. Rispetto agli altri diamo per le piccole e medie imprese una garanzia al 100% che negli altri paesi non c'è. Bisognerà capire i dettagli, il testo ancora non esiste, per esempio il tasso di interesse molto vicino allo zero, quanto è? Ecco, questi dettagli poi sono importanti. Sono d'accordo con quello che è stato detto sino ad ora, la velocità è fondamentale, il Paese ha bisogno di soldi oggi, oggi pomeriggio, domani mattina, quindi come si diceva prima nei precedenti interventi, bisogna evitare tempi lunghi, una burocrazia che crei ostacoli. Dopodiché bisogna definire la riapertura, perché ieri il Presidente Conte non ne ha assolutamente parlato, perché bisogna cominciare a parlare della fase di riapertura per evitare che non ci sia uno scostamento rispetto agli altri paesi, che gli altri paesi poi non si trovano in una situazione ad aprire prima di noi e questo creerebbe anche una perdita per aziende come le nostre, che come si diceva prima molte sono esposte sui mercati internazionali. E poi forse bisognerebbe già da ora cominciare a pensare a una fase di normalità. Cosa succederà quando, finita una fase di emergenza, perché insomma bisogna anche essere ottimisti, da questo virus a un certo punto si uscirà, come ripartiamo? Perché quello che sta emergendo con questa crisi è un paese che la sta affrontando con delle grandi debolezze che ci portiamo da tempo. Una per tutti la pubblica amministrazione, l'abbiamo visto con quello che è successo con l'INPS, questo per ritornare al discorso di prima, bene le misure, ma poi se le misure non sono accessibili ai cittadini, alle imprese, alle famiglie servono a ben poco. Ecco, una riforma della pubblica amministrazione di cui si è parlato per anni, forse concentrandoci un po' troppo sui furbetti del cartellino piuttosto che su far lavorare bene la macchina, ecco, questo è una urgenza che dovremmo cominciare a pensare già oggi, perché il rischio è che poi ci ritroviamo nella fase di normalità e riprendiamo un po' il ritmo di prima. Un altro elemento che mi viene in mente, urgentissimo, che ce ne stiamo rendendo conto, è la digitalizzazione. Ieri sono usciti i dati Istat, solo un terzo delle famiglie usa internet e questo è un problema perché ieri è stato annunciato un altro decreto, quello della scuola, e questo è naturalmente nelle esperienze di video lezioni, così dell'istruzione a distanza, esatto. Questo è un vulnus. Ed era proprio il giorno dove l'Istat ha pubblicato questi dati, a mio avviso molto preoccupanti, ma del resto non sono neanche dati nuovi, li conoscevamo da tanto tempo e forse quello che ci sta facendo capire la crisi, se vogliamo vedere un'opportunità, ecco, è su questo lato che dobbiamo assolutamente investire risorse, per non parlare ovviamente della ricerca e della sanità. Ecco, pensiamo a una fase 2 di emergenza di liquidità, ma anche a una fase 3 di normalità. Come rimettere il Paese in piedi con delle gambe forti e solide? Diciamo che questi provvedimenti, il decreto imprese e quello successivo che arriverà, il decreto aprile, quello che contiene poi realmente tutti gli ammortizzatori sociali, e insomma è quello dove ci sarà anche lì un grande volume e necessità di grandi risorse, sono proprio quelli dell'emergenza stretta, quelli per arrivarci alla fase della ricostruzione, servono per arrivare lì. Volevo andare dal